interesse per tematiche ambientali, per diciamo, fargli conoscere quello che è il nostro parco naturale Terra delle Gravine. L'ecomuseo è diciamo, un qualcosa che si differenzia dal classico museo, è un qualcosa che raccoglie, che non è chiuso in una stanza con degli oggetti, ma è un qualcosa che raccoglie tradizioni, raccoglie ambiente, cultura e popolazione. L'ecomuseo, diciamo, sono tutti gli abitanti di un posto, sono tutte quelle attività che tuttora si svolgono, che comunque si sono persi, quindi è il recuperare le tradizioni locali e quello che è in un'ottica ovviamente di sviluppo sostenibile del territorio. L'ecomuseo invece è il territorio che diventa museo. È la gente che vive quel territorio stesso che diventa museo, con le sue storie, i suoi racconti, la sua vita, la sua infanzia, i suoi trascorsi, che per le future generazioni a volte possono essere da stimolo, ma purtroppo manca il racconto orale. Noi conosciamo benissimo le gesta di Cesare, che ha conquistato la Gallia attraverso il suo debello gallico, ma ovviamente non sappiamo niente di quella del fante, del cuoco, perché altrimenti non avrebbe conquistato le Gallie se ci andava da solo Cesare, ci è andato con la gente, ci è andato con la comunità, ci è andato con la popolazione. Ed è la popolazione che si mette non all'interno di una teca, ma che espone se stessa attraverso la sua storia e i suoi racconti. Questo è l'ecomuseo, è semplicemente un museo diffuso sul territorio dove la gente che vive questo territorio ne diventa protagonista. Il secondo obiettivo invece del CEA è praticamente quello di far conoscere il nostro territorio a, diciamo, un numero, diciamo, quanto più enorme possibile